Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Parliamo di futsal. Siamo in collegamento con Alvise Vianello, laterale dello Sporting Musile. Innanzitutto Alvise, salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora Alvise, per prima cosa, tu sei uno dei colpi di mercato dello Sporting Musile, ma come sono avvenute le trattative che ti hanno portato a giocare appunto nello Sporting? Il presidente del Musile ha avuto il mio contatto, mi ha telefonato e mi ha presentato il progetto. Sono stato subito entusiasta di come mi ha esposto il tutto e di conseguenza la scelta è stata molto semplice. In particolare, che cosa ti ha entusiasmato? La serietà, l'idea di essere comunque coccolati come prima squadra, il progetto, mi ha convinto tutto fin dall'inizio. Ecco, tu sei, dicevamo, un laterale, per l'esattezza laterale mancino. Hai sempre giocato in questo ruolo oppure ti sei cimentato anche in altre posizioni in campo? No, ho sempre giocato laterale, fin da quando ero piccolo, quando ho iniziato a giocare a calcio a 5. Ecco, tu giochi a futsal dall'età di 15 anni. Ci puoi descrivere un po' la tua carriera sportiva? Io ho iniziato a giocare a calcio a 5 per divertimento tramite degli amici e poi successivamente ho continuato nel settore giovanili fino a poi arrivare al Marco Polo a Marcon in prima squadra, dove ho fatto parecchi anni, fino all'ultimo anno dove abbiamo vinto anche la Coppa Veneto e quindi ho ottenuto la promozione in C1. Ecco, quali sono gli episodi più belli, più particolari che ricordi del tuo percorso sportivo? Due sicuramente. Uno, quando giocavo nelle giovanili, che abbiamo vinto il campionato CSI nazionale, diventando campioni d'Italia, e la vittoria della Coppa Veneto in C2 con Marco Polo. A livello personale, quali sono gli obiettivi a cui punti con lo Sporting Musile? Di far bene, appunto di far bene e che la squadra possa ottenere la promozione in C2, quello sì. Tu avevi già seguito lo Sporting Musile la scorsa stagione, le sue vicende, insomma il suo campionato? Sì, un minimo l'avevo seguito, poi ovviamente ero più distaccato. Certo. E per quanto riguarda te, a parte le tue caratteristiche che abbiamo già elencato, come ti definiresti come giocatore e come persona? Come giocatore sono un giocatore che fa dell'uno contro uno il suo forte, sono bravo in fase di pressione, e invece come persona sono una persona semplice che si adatta bene in un gruppo e spero di no, e spero che vada tutto bene. E hai, non lo so, un soprannome, qualcosa? No, mi hanno sempre tutti chiamato Alvi, ma perché è l'abbreviazione di Alvise. Certo, chiarissimo. E dunque, per averci parlato di sé, del suo percorso che lo ha portato allo Sporting Musile, ringraziamo Alvise Vianello, nuovo laterale, per essere stato con noi. Grazie a voi.